Salve, terzo episodio, terza lezione, qui sempre il vostro Santen Chan. Si tratta di nuovo di una pista audio registrata analogicamente con un Walkman, titolata I tre addestramenti superiori. Il maestro che dà le lezioni, perché mi sembra che più di una ora, però è stato in più di una volta registrato, e il venerabile lama Geshe Sonam Chanchub. Quando io frequentavo il Samantabhadra, istituto di studi buddisti Mahayana, nella circonvallazione Giannicolenzio numero 100 a Roma, non tutti sanno che non tutte le scuole buddiste tibetane sono tantrayana, che generalmente i lati filosofici sono mahayana. Il tantra è una metodologia, non è una filosofia. Quindi la filosofia del buddismo tibetano è mahayana in grande misura, anche qualcosa theravada. Beh, mi manca soltanto da fare un altro episodio, perché ho solo 4 registrazioni del venerabile lama Geshe Sonam Chanchub. Spero che anche questa vi possa interessare, mentre adesso vado a preparare l'altra. Un grande saluto dal vostro Santen Chan, non mancate di guardarmi. Ciao, a presto. Queste frasi recitate precedentemente includevano la presa di rifugio. Noi prendiamo rifugio nei tre gioielli, nei tre oggetti di rifugio. Per quale motivo li chiediamo aiuto e protezione? Lo facciamo per poter lavorare, per ottenere lo stato di un Buddha, per poter compiere il bene di tutti gli esseri viventi. Quando pensiamo di voler ottenere lo stato di un Buddha per il bene di tutti gli esseri, è importante ricordare di non discriminare tra gli esseri e di non considerare alcuni nostri amici, parenti e cari, e altri invece considerarli lontani, nemici, indifferenti. E pensare a tutti gli esseri in modo equanime, in modo positivo, senza discriminarli. Tra i tre oggetti di tra i tre oggetti di rifugio, il principale è il gioiello, oggetto di rifugio, che è il Dharma. Quindi sotto questo oggetto di rifugio si intendono l'addestramento superiore alla moralità, l'addestramento superiore alla concentrazione e l'addestramento superiore alla saggezza. Se noi studiamo e pratichiamo bene questi tre, che sono il vero rifugio, allora non dobbiamo più pensare al rifugio come qualcosa di esterno a noi, come qualcosa che qualcun altro ci deve dare, come una protezione che ci viene dall'esterno, bensì tramite la pratica e lo studio di questi tre acquisiremo noi stessi, nel nostro stesso continuo mentale, nella stessa nostra mente, quelle qualità e realizzazioni che poi ci serviranno di protezione e di rifugio. Dice il capitolo seguente che noi cominciamo, qual è il modo di meditare e praticare questo sentiero per poter bloccare
eliminare l'esistenza nel samsara. Siccome finora abbiamo studiato, parlato molto a proposito della natura del samsara, dei difetti del samsara, adesso il capitolo seguente parla dei metodi per contrastare, bloccare e eliminare l'esistenza del samsara. C'è una citazione dalla lettera a un amico del maestro Nagarjuna che dice: se dovesse prendere fuoco la nostra testa o i nostri vestiti, allora noi con grande velocità cercheremo immediatamente di bloccare e eliminare questo fuoco. Non ho finito di tradurre la frase, e allo stesso modo noi dovremo con la stessa velocità, gli stessi sforzi, cercare di bloccare e eliminare l'esistenza del samsara. E non c'è nulla di più urgente, di più necessario e indispensabile di questa attività. E cosa è più importante? È fare in modo che noi non dovessimo più rinascere nel samsara o cercare di eliminare in genere il samsara, cercare di eliminare tutto il samsara. Sta un po' abbiamo noi un modo per bloccare in genere e eliminare tutto il samsara? E per contro c'è un metodo per eliminare o bloccare la propria esistenza samsarica, non è vero? Questo per quale motivo possiamo affermarlo? Perché ognuno di noi può sviluppare la Nisharana, il rifiuto, il disgusto delle sofferenze nel samsara, che è il modo di eliminare la propria rinascita nel samsara, la causa. Dunque, a questo proposito dice la Vasconcata. Ancora la continuazione della citazione? Lasciamo il resto della citazione e diciamo solo il commentario di Lama Tsongkhapa che dice che perciò bisogna che ci addestriamo e ci alleniamo in questi tre addestramenti preziosi superiori. Il numero di questi addestramenti è limitato, è definitivo ed è tre. Il primo di questi è l'addestramento che si occupa di disciplinare la mente e degli stadi del disciplinare la mente. Questo fa sì che
e la mente distratta divenga senza distrazioni. E si tratta dell'addestramento superiore della moralità. Secondo l'addestramento è per equilibrare la mente non equilibrata ed è l'addestramento alla concentrazione. Dice che c'era è un addestramento che sviluppa la capacità di rimanere concentrati univocamente su qualsiasi oggetto di contemplazione e di meditazione che uno dovesse scegliere. E questo è chiamato l'addestramento superiore della mente o della concentrazione, chiamato anche della mente. E il terzo addestramento? Il terzo addestramento è l'addestramento superiore alla saggezza. Dice il testo che questo è l'addestramento che libera la mente che non è ancora liberata. Geshe-la spiega che l'intento è che per la mente che ancora non ha realizzato la vacuità e quindi non è liberata, e questo procura la realizzazione della saggezza che comprende la vacuità e quindi lo porta alla liberazione. E il testo continua e dice che tramite questi tre addestramenti lo yogi, il praticante di questi addestramenti, riesce a portare a compimento, a perfezione tutti i propri atti, scopi e traguardi. Vuol dire che tramite questi tre addestramenti superiori si riesce a realizzare sia la liberazione che lo stato di onniscienza di un Buddha. Quindi questo era un modo per vedere il fatto che gli addestramenti superiori sono tre categorie, cioè che il numero 3, la divisione in 3 degli addestramenti superiori è definitivo e limitato a 3. Un altro modo per esaminare il fatto che il numero degli addestramenti superiori è 3 è tramite l'esame dei loro risultati, dei risultati che questi addestramenti danno. Per ciò che riguarda l'addestramento superiore della moralità, quando la moralità non è degenerata, i risultati che dà sono le rinascite dei due reami superiori di felicità nel mondo del desiderio.
Quindi le rinascite in quanto essere umano oppure Deva, divinità. E perciò il risultato di un buon mantenimento della moralità sono le rinascite, queste due rinascite superiori e felici di uomo e di Deva. I risultati di un non mantenimento della moralità, di una degenerazione, diminuzione della moralità, sono le rinascite nei reami inferiori di sofferenza. Quindi i tre tipi di rinascita negli inferni, come preta, spiriti sofferenti e affamati, e come animali. Sono tre. In genere, domanda che ce l'ha, qual è il significato della moralità? Sì, erano buone le risposte. Effettivamente, se non si evitano le 10 azioni negative e se si danneggiano agli altri esseri viventi, allora voi sapete come risultato che tipi di rinascita si prendono. E voi cosa pensate? Il fatto di non mantenere la moralità, il fatto di avere una moralità intaccata, diminuita, vi fa paura oppure no? I risultati del secondo allenamento, l'addestramento alla concentrazione, sono rinascite nei due mondi cosiddetti superiori, cioè il mondo di forma e il mondo senza forma. E qui questo addestramento è chiamato anche l'addestramento della mente, e quindi si tratta dell'addestramento superiore della concentrazione. Dice che dobbiamo precisare che si tratta della concentrazione mondana, perché ci sono due tipi di addestramento superiore, due tipi di concentrazione, quello mondano e quello sovramondano. E quello mondano dà come risultato questa rinascita nei tre due mondi superiori di forma senza forma. Quello sovramondano, per contro, dà come risultato la liberazione, l'ottenimento del nirvana. Quindi dipende dal tipo di addestramento di concentrazione quali di questi risultati si otterranno. Mi domanda: cosa secondo voi è il risultato del terzo addestramento, l'addestramento superiore alla saggezza? Sia la liberazione che l'ottenimento dello stato di un Buddha di illuminazione. Allora,
mondo il mondo animo va a dire di nella fase di attendo. E infatti dice il testo che il risultato dell'addestramento della superiore della saggezza è l'ottenimento della liberazione. E in breve, dice il testo, i risultati sono i stati superiori, e questo si riferisce alla rinascita umana e rinascita in quanto Deva, e quello che è chiamato nei testi il bene definitivo. Cioè, questo include tutti e due i risultati, i tipi di risultato, cioè sia Nirvana, la liberazione, che l'omniscienza, lo stato di un Buddha. No, no, no. Allora, il precedente di questi due, cioè i stati superiori, i due risultati in genere erano stati superiori e bene definitivo. Quindi il primo, i stati superiori, include sia i mondi superiori che quelli inferiori. I mondi superiori sono forma senza forma, e quelli inferiori sono, cioè include le rinascite fortunate, nel termine stati alti, sono incluse le rinascite fortunate sia nei mondi superiori, forma senza forma, che nei mondi inferiori, uomo e Deva. I modi di e queste spiegazioni sono state date nel testo dei livelli di atti yogici. I maestri precedenti hanno anche spiegato che la divisione in tre addestramenti si può fare anche dal punto di vista dei livelli, dei modi di abbandonare i klesha rispetto a questi tre addestramenti. Il primo si riferisce al indebolimento dei klesha. Il secondo addestramento si riferisce al sopprimere la manifestazione dei klesha. E il terzo allo sradicamento completo dei semi dei klesha. E la determinazione dell'ordine di questi tre addestramenti è presa, spiegata nel sutra richiesto da Brahma. Quindi la determinazione dell'ordine di questi addestramenti è citata in questo sutra. Per primo viene l'addestramento della moralità, perché rappresenta
perché la moralità è la radice di tutte le altre qualità e realizzazioni. Se c'è la moralità, allora tutte le altre qualità e realizzazioni in seguito saranno stabili e fermi. Poi, se c'è una buona moralità, in secondo luogo si formerà una mente serena e ci sarà la gioia e l'amore per la serenità mentale. E questo riferimento nel sutra che è stato citato si riferisce al secondo addestramento, cioè la serenità e la gioia nella disciplina mentale si riferisce all'addestramento alla concentrazione. In terzo luogo, come citato in questo sutra, come conseguenza dei due precedenti, si vorranno acquisire le visioni corrette degli esseri aria e si vorranno abbandonare le visioni negative, errate, che quindi sono nocive. E questo si riferisce al terzo addestramento alla saggezza. E adesso c'è il commentario a questa citazione, che perciò la moralità è la radice. E gli altri due addestramenti sopravvengono sulla base di questo primo che è la radice. Sulla base della moralità si crea la gioia e il piacere nella concentrazione mentale e sopravviene il secondo addestramento, quello della concentrazione. E una volta che ci si è addestrati nella meditazione concentrativa, nell'equilibrio, nell'assorbimento meditativo, si coltiva il modo puro perfetto di vedere i fenomeni, cioè la visione della vacuità, e grazie a questo si acquisiscono le visioni degli aria e ci si separa dalle visioni negative. E questo è il riferimento al terzo addestramento, quello della saggezza. Poi il testo chiede quale è la natura stessa di questi tre addestramenti e prima di leggere questa spiegazione dice che ce l'ha, ricordiamo che lì tutti gli insegnamenti del Buddha che sono stati trasmessi sono inclusi nei cosiddetti tre cesti o tre canestri degli insegnamenti. Se volete prendere nota, se volete prendere appunti, Shela vi elencherà quali sono questi tre raccolte o canestri o cesti di insegnamenti. Il primo di queste raccolte, questi cesti, è quello del Vinaya, della disciplina morale.
Il secondo è quello dei sutra, proprio la raccolta degli insegnamenti stessi. Il terzo è quello della Vidharma, della metafisica. E questa presentazione degli insegnamenti, questa raccolta degli insegnamenti in tre canestri è fatta partendo dall'esistenza di questi tre addestramenti superiori, perché corrispondono a questi tre addestramenti superiori. E come corrispondono? Qual è il soggetto di insegnamento del primo sesto, quello del Vinaya, della disciplina, e l'addestramento superiore alla moralità? Il canestro dei sutra invece ha come soggetto l'addestramento superiore della concentrazione. Avete scritto quello che prendo da appunti? Il soggetto del canestro della Vidharma è l'addestramento superiore della saggezza. Per ciò che riguarda la saggezza, ci sono vari tipi, vari livelli, c'è la saggezza che è la conoscenza delle leggi di karma, causa e effetto. E poi c'è la saggezza che conosce il vero modo di esistere ultimo dei fenomeni, cioè la vacuità di esistenza inerente dei fenomeni. Dobbiamo ripetere i tre canestri, i tre raccolti. Qual è l'argomento, il soggetto del canestro del Vinaya? Del canestro dei sutra, e quello della Vidharma, è un concetto veramente molto prezioso, considerato e molto importante, è la trasmissione, la linea di trasmissione in tre raccolte o tre canestri. E il sentiero diviso in tre addestramenti. Perché si dice che tutti 84.000 tipi o raccolte di insegnamenti sono inclusi in queste tre categorie. E vuol dire che oggi noi abbiamo studiato 84.000 tipi di insegnamenti. E chi è che è seduto lontano? E quali, se può ripetere, quali sono questi tre canestri, questi tre raccolti di insegnamenti? E qual è l'argomento del canestro della Vidharma?
E cosa realizza questa saggezza? Anche karma, causa e effetto? I tre addestramenti. Qual è il modo di praticare l'addestramento superiore alla moralità? Superiore alla moralità. Poi dice che c'era questo, è evitare le azioni di accezioni negative e praticare per contro le di accezioni positive corrispondenti. Però si possono anche prendere i voti. Dice poi la cosa principale, una volta che sono presi i voti, di mantenerli bene. Qual è il modo di praticare l'addestramento superiore alla concentrazione? Sì, ma soprattutto prendendo un oggetto positivo con un oggetto di concentrazione e allenando poi la mente di stabilizzarsi in concentrazione su questo oggetto positivo prescelto. Valeria, qual è il modo di praticare l'allenamento superiore alla saggezza? Lei andrei con via di Ares? Sì. E anche cercare di creare attraverso l'accumulazione dei meriti una base che possa essere un supporto alla realizzazione della novità. Bisogna identificare l'oggetto di negazione per ciò che riguarda la vacuità, se l'ottenimento della casa, o l'oggetto di negazione, identificare l'oggetto di negazione. Qual è l'oggetto di negazione e per la realizzazione della mancanza di sé? Molto bene, cioè, avendo compreso questo, sapendo questo, vuol dire essere a conoscenza dell'oggetto di negazione, avere identificato l'oggetto di negazione. A questo proposito viene citato un esempio, un'analogia, e si dice che se uno conosce, identifica il bersaglio, quando scaglia la freccia può colpire veramente il bersaglio, altrimenti se uno il bersaglio non lo conosce è difficile che la freccia lo possa colpire. E per questo che conoscendo l'oggetto di negazione che è l'esistenza inerente a sé stante dell'io, con la meditazione e la pratica si può eliminare questo oggetto di negazione, si può riconoscere l'errore che comporta il concetto dell'oggetto di negazione. Adesso meditiamo per un po' e prima di tutto meditiamo la gioia per il fatto di aver potuto ottenere questa esistenza umana, questa base di corpo umano che ci permette
di studiare, di praticare, poi pensiamo che siamo stati fortunati di aver potuto ascoltare insegnamenti che, e quindi conoscere i concetti dei tre canestri e sapere come venire a conoscenza dei tre addestramenti superiori e quindi poterci impegnare nei tre addestramenti superiori. Meditiamo adesso a proposito di questo. Se noi abbiamo fiducia riguardo agli insegnamenti del Dharma Supremo, allora veramente sviluppiamo fede che farà aumentare tantissimo la nostra accumulazione di meriti. Meditiamo i meriti e accumulati con lo studio di questi argomenti qui stasera, e accumulati con la conoscenza e la pratica che riguarda i tre canestri e i tre addestramenti, e per il bene di tutte le nostre madri esseri viventi. Il modo di praticare è effettivamente questo. Appena studiamo qualche cosa, appena abbiamo appreso qualche cosa, cominciare subito a riflettere a proposito di quello che abbiamo acquisito, e dopo la riflessione passare alla meditazione, dopodiché dedicare i meriti per il bene di tutti gli esseri senzienti, e facendo così i nostri meriti cresceranno, le nostre qualità e realizzazioni aumenteranno, e anche se noi dovessimo dire che non vogliamo qualità e realizzazioni, automaticamente queste qualità e realizzazioni arriveranno. Adesso perciò si parla della natura e delle caratteristiche di questi tre avvistamenti. A questo proposito c'è una citazione dal sutra richiesto da Brahma, che dice: l'addestramento alla moralità possiede sei rami, e dice che c'era, questo sarà poi spiegato di seguito. Poi l'addestramento alla concentrazione ha quattro dimore di felicità, e dice che c'era, questo si riferisce al shamatha, alla meditazione, alla realizzazione degli stati della meditazione concentrativa. L'addestramento superiore alla saggezza ha quattro aspetti delle quattro nobili verità. Questi sono sempre saggezza suprema pura. Questa era la citazione dal sutra, come abbiamo detto prima. Adesso c'è la spiegazione del primo punto, che diceva che l'addestramento superiore alla moralità ha sette rami, e adesso verranno elencati. Allora, il possesso della disciplina morale è uno di questi rami. Poi l'essere, avere l'impegno dei voti e della liberazione individuale, cioè del pratimoksha, sono due, e questi due conducono con certezza alla liberazione. Conducono con certezza alla liberazione pura. Non è vero.
I prossimi due rami sono uno e i riti, i rituali, i riti, e l'altro tutte le circostanze connesse al comportamento, per esempio, di un monaco, dice che sia, che abbiamo visto nella lezione precedente, tutti i modi di comportamento, tutte le circostanze connesse, e questi due conducono a una moralità impeccabile. Poi allora, il timore di fronte alle azioni negative sottili, il timore di fronte alle azioni negative grossolane, conduce a una moralità non degenerata. E l'intraprendere addestramenti fondamentali in modo puro dà come risultato una moralità senza difetto. Poi passiamo alle quattro dimore che riguardano l'addestramento alla concentrazione, e questi quattro si riferiscono ai quattro tipi di meditazione e di stabilizzazione. E si parlava della felicità di queste quattro dimore, questo perché tramite la concentrazione mentale già in questa vita si dimora nella felicità, e quindi è detto che l'addestramento alla concentrazione possiede questa qualità di felicità. Per ciò che riguarda i quattro aspetti delle quattro nobili verità, le quattro nobili verità si riferiscono alla verità della sofferenza, dell'origine, della cessazione e del sentiero. Ci sono gli aspetti, ci sono i quattro aspetti della nobile verità della sofferenza. Il primo aspetto della nobile verità della sofferenza è l'impermanenza. Secondo è la sofferenza. Il terzo è la vacuità. Vacuità di vera esistenza.
E il quarto è mancanza di sé, mancanza di un sé esistente inerentemente. Gli aspetti della nobile verità dell'origine sono causa, l'origine stessa, il sorgere e la condizione. Per la nobile verità della cessazione, gli aspetti sono cessazione, pacificazione, eccellenza e libertà. Per la verità del sentiero, c'è il sentiero, correttezza, il conseguimento e la liberazione. E la realizzazione di questi 16 aspetti consiste nella realizzazione di questi 16 aspetti consiste l'addestramento superiore alla saggezza. Dice che sarà veramente sarebbe buono anche poter spiegare in dettaglio ognuno di questi quattro aspetti delle quattro nobili verità, quindi questi 16 aspetti. Lo dice che sarà, qui abbiamo solo potuto menzionare i loro nomi. In futuro lui ci darà un insegnamento più dettagliato su ognuno di questi aspetti. Comunque questi quattro questi aspetti, questi quattro aspetti di ognuna delle verità bisogna conoscerli bene. Possiamo ripetere, se puoi ripetere quelli i quattro della nobile verità della sofferenza. La mancanza di un sé, la vacuità, la sofferenza. E i quattro aspetti della verità dell'origine. Ma dice che se no magari prendete appunti e lo ripetiamo. Allora ricominciamo, dice che se no, dagli aspetti della nobile verità della sofferenza. Allora adesso quindi prendiamo il tempo per scrivere. Allora i quattro aspetti della verità della sofferenza: impermanenza e la sofferenza stessa, la vacuità. E vuol dire vacuità di vera esistenza, e mancanza di sé, cioè il fatto che il sé
oppure la sofferenza stessa mancano di esistenza inerente. Ma va bene, tanto io avete scritto? Ok. 4? Alza. La vacuità di esistenza, la mancanza di sé, la sofferenza stessa. Anche io che mette in idea. Vabbè, 4 aspetti della verità dell'origine. Causa. Causa, origine, sorgere, condizione. A posto. A posto. Quattro aspetti della cessazione. Gopal. Allora, cessazione, primo, poi pacificazione, eccellenza e libertà. E adesso siamo arrivati alla verità del sentiero. Il primo è il sentiero, poi correttezza, poi conseguimento. E poi liberazione. Quindi sono 16. Allora i 4 della sofferenza. Quelli dell'origine, i 4 dell'origine. La causa, l'origine, il sorge e la connessione. I 4 della sensazione. Sensazione. Quattro del sentiero. Eccellente, pensate tutti che avete, tutti voi avete ottenuto l'addestramento superiore alla saggezza. Tutti quegli aspetti della non conoscenza, del non sapere precedenti, li avete eliminati. Sì.
avete qualche domanda? Sono dei significati molto profondi, come ha detto prima Gisela, effettivamente richiedono delle spiegazioni, e lui si propone di spiegarveli in dettaglio in seguito, in futuro. E comunque, per dirlo in modo così sintetico, la cessazione si riferisce alla cessazione del concetto di vera esistenza. E in genere, questo riguardo la cessazione, e questo punto dell'eccellenza si riferisce a una cessazione eccellente, completa, senza nessun difetto, senza nulla che manca, del concetto di vera esistenza. Va bene? Nelle terre pure di rinascita, e quali sono i mezzi per poterci arrivare? Le terre pure non sono incluse in nessuno dei sei reami di rinascita che noi abbiamo studiato, sono considerati al di fuori di questi sei reami di nascita, e i metodi per arrivarci sono, per esempio, se si tratta della terra pura di Buddha Avalokiteshvara, meditare Buddha Avalokiteshvara, meditare bene sulla vacuità e sulla bodhicitta, e questi sono i metodi per rinascerci. E poi ogni giorno bisogna recitare il 3000 mantra Om Mani Padme Hum. È vero, è giusto, dice che sia buono. Prima diceva della concentrazione, parlate della concentrazione mondana, differenziando appunto da quella. Voce alta che sentono tutti. Relativa al mondo superiore, differenziando poi quindi dalla concentrazione sulla mondana, si poteva un attimino differenziare le due cose. L'addestramento superiore alla concentrazione sovramondana è la causa per l'ottenimento della liberazione e dello stato di un Buddha. Mentre per ciò che riguarda le meditazioni concentrative mondane, sono delle meditazioni che procurano, per esempio, dei tipi di chiaroveggenza, dei tipi di poteri superiori mondani,
ci sono quattro livelli di meditazione di assorbimento. I primi tre livelli danno come risultato nascita nel mondo della forma. Tutti quattro comunque si nasce nel mondo della forma. Poi per nascere nel mondo senza forma ci sono altri tipi di meditazione. E si svolge così la meditazione mondana, concentrativa mondana, che diciamo al primo livello della meditazione concentrativa mondana, colui che medita e pensa che il mondo del desiderio è pieno di sofferenza, che è pieno di malattie, pieno di problemi, e quindi non vuole più rinascere lì. Concentrandosi con questa motivazione, con questi pensieri, ottiene il primo livello di meditazione concentrativa e nasce nello stato del mondo di forma corrispondente. Poi quello del secondo stadio di meditazione concentrativa, che è più sottile, pensa al primo stadio di meditazione concentrativa e la rinascita corrispondente nel mondo della forma, e pensa che rispetto al secondo sono pieni di infelicità, pieni di sofferenza, sono più grossolani, sono pieni di malattia, che non li desidera, che li rifiuta e così via, e concentrandosi in questo modo, con questa motivazione, ottiene il secondo stadio di meditazione concentrativa mondana e la rinascita corrispondente nel secondo livello del mondo di forma, e così via per gli altri livelli. Questa è la meditazione concentrativa mondana. Martedì prossimo, dice che sarà martedì. Vi parlerà, vi darà questa spiegazione dettagliata che avete chiesto dei 16 aspetti delle quattro nobili di verità, così che tutti lo possano capire chiaramente. E quindi pensate, riflettete, che poi in seguito li studierete, desiderate studiarli bene. Questo è il verso abituale che noi usiamo per dedicare i meriti, e è vero, lo recitiamo sempre, e sarebbe pure buono che conosciamo il significato di quello che recitiamo. Sì, le prime parole sono Chan Chub, e il primo di queste sei sillabe Chan si riferisce alla purificazione di tutte le nostre oscurazioni e di tutti i nostri klesha, e Chub si riferisce alla percezione di tutte le nostre qualità e realizzazioni, e insieme si riferiscono all'ottenimento dello stato di un Buddha, dell'illuminazione perfetta. E poi ci sono le parole che vogliono dire mente suprema, mente migliore, e questa si riferisce alla bodhicitta. La bodhicitta è il desiderio dell'ottenimento dell'illuminazione perfetta per il bene di tutti gli esseri, che funge come mente principale, e assieme a questa mente principale c'è il desiderio di liberare, cioè di beneficiare tutti gli esseri tramite questo ottenimento dello stato di un Buddha. Yeah,
E questa frase che noi recitiamo è una preghiera che poi continua e dice: questa mente preziosa, se non è ancora nata nella mia mente, nel mio continuo mentale, possa essa essere generata, se è già nata possa non degenerare. E poi questo non è ancora sufficiente, se invece è già nata e non è degenerata, io prego che possa svilupparsi sempre di più, che possa progredire sempre di più. E adesso recitiamo di nuovo questa preghiera, adesso abbiamo spiegato il significato e recitiamo insieme con Geshe-la. E se qualcuno vuole ricordare il significato lo può anche scrivere. Grazie. Ci sono annunci? Un attimo.